nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Salve a tutti, in più di una occasione abbiamo dubitato che chi ci amministra voglia dare un futuro ad Arezzo dal punto di vista turistico. Sentite cosa è successo a questa persona. Stavo cercando gli scavi etruschi nel sottosagrato della chiesa di San Francesco. Beh, è successo che volevo farlo vedere a mio nipote. La prima cosa, sono andato su internet per vedere come era regolato. Su internet si trova un numero. Però quel numero non funziona, perché una volta che si dà il via, per diverse volte ho provato, scasca la linea. E io, a seguito di questo disguido, vado direttamente a San Francesco. Quindi, vado lì tutto chiuso, mi reco nella porta accanto dove c'è il call center per le visite alla chiesa di San Francesco e la persona che è lì al call center mi informa che loro non se ne occupano, ma che se ne occupa la fraternita. Loro non hanno nessun numero, mi danno il numero, io chiamo la fraternita, anche lì difficoltà perché chi mi risponde non sapeva di che cosa si trattava. Nel momento entra una nuova persona che gli dà l'informazione, dalle 16 alle 19, sabato e domenica, si può visitare. Però non mi dice né se ci sono prenotazioni, né non c'è niente. Visto questo disguido che non c'è modo di poter visitare un sito etrusco, telefono all'assessore al turismo. Suona, il telefono suona per diverse volte fino a che la linea torna al centralino. Il centralino spiega ancora di che cosa si tratta, mi passa un altro numero, a quest'altro numero mi risponde una signora che non sa di che cos'è e dice se ne occupa una certa Daniela, altro numero. Telefona quest'altro numero, la linea continua a suonare, ritorna al centralino. A questo punto ho detto evidentemente non si può visitare questo centro. È un peccato perché se io che sono d'Arezzo non riesco a vedere un sito etrusco, immagino il turista quali difficoltà potrà avere per visitare la città. Questo mio è sì lo sportello dei reclami, ma vorrebbe essere un pungolo alla nostra amministrazione per quei luoghi che noi abbiamo. Vedi San Cornelio, vedi questi qui, vedi la Forte, di avere una spinta in più affinché il turismo abbia un introito di persone, di luoghi e tutto quanto. Quindi bandiera bianca e niente scavi etruschi. Non sono, io l'ho visto a suo tempo quando lo scavavano, dopodiché non sono più riuscito a vederlo, né a farlo vedere, come ho detto, a mio nipote. La cosa incredibile è che nel sito è stato messo un numero di telefono al quale nessuno risponde. Il numero che viene su internet è il 335-144-9385. Come diamo il via per la chiamata, si blocca tutto. Quindi è praticamente impossibile contattarlo. Altri numeri, basterebbe nel sottosagrato o nella porticina mettere un cartello, telefonare al numero, avere una persona come riferimento, che anche i turisti che erano lì seduti, se avessero visto qualche cosa, forse potevano essere interessati a vederli. Ci fermiamo un attimo, restate con noi, a tra poco. Oggi stiamo raccontando la storia di questo signore che un giorno ha avuto l'idea di far vedere gli scavi etruschi a suo nipote, gli scavi etruschi che sono sotto la Basilica di San Francesco. Ebbene, dopo vari tentativi ha dovuto rinunciare. Adesso ci domandiamo, come pretendono coloro che ci amministrano di sperare di far diventare Arezzo una città turistica? Avrebbe le possibilità per vivere di turismo, però evidentemente non lo so se sono disguidi, se è disinteresse, se è mancanza di opportunità, non lo so quali sono i motivi. In realtà, come ho detto prima, a San Cornelio non si vede perché c'è solo un prato. Solamente ora hanno ripulito un pochettino fuori dove c'è il muraglione che sostiene il tutto. Però è un prato, quindi se lei va a vederlo, va a vedere un prato. Punto.
Abbiamo questi reperti etruschi, sia nel sottosagrato, sia alcuni muri dell'epoca, che non vengono valorizzati per niente. Tanto che, come ripeto, a me interessava farlo capire a mio nipote che guarda e dice, ma nonno, ma che mi ha fatto vedere? Ecco, il succo è questo. Una città in piena crisi che piano piano ha visto sparire e chiudere tutte le aziende più grandi che facevano da traino all'economia. Quindi ci domandiamo, se non sfruttiamo il turismo, davvero, domani i nostri figli di cosa vivranno? Io le faccio così una riflessione che mi viene così parlando, una riflessione di questo tipo. Se gli addetti al turismo che mandano i turisti ad Arezzo o il turista che si informa per venire ad Arezzo trovasse un pulmino che gli fa vedere il viaggio etrusco, il viaggio medievale, il viaggio religioso, perché abbiamo un po' di tutto, probabilmente si fermerebbe. Gli albergatori sarebbero più contenti, i ristoratori anche, e anche l'amministrazione comunale, perché il turismo diventerebbe un turismo un po' più stanziale. Comunque, e questa era la mia riflessione. Grazie, è tutto anche per oggi. Alla prossima puntata di Sportello Reclami. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.